Come arriva l'Italia ai quarti di finale? Ci arriva arrabbiata perché ci tenevamo a riuscire a vincere il girone e avevamo una grande possibilità e non ci siamo riusciti. E ci arriviamo per adesso meno libere di come volevamo, nel senso che facciamo un po' fatica, più fatica del previsto in attacco, a sviluppare il gioco come volevamo. E questa cosa un po' ci pesa, nel senso che poi quando iniziamo a far fatica ci pesa di più del normale. E credo che sia questa la cosa che ci deve far fare il salto di qualità, essere più libere nel giocare in attacco. E oggi abbiamo iniziato aspettando tanto a fare i colpi, poi ci siamo liberati, poi ci siamo un'altra volta un po' rallentate, e credo che sia quella la chiave del nostro percorso alle Olimpiadi. Come si fa a liberarsi? Ah, servono le partite, serve giocare, poi è un po' come quando impari a fare le cose non vengono, e poi a un certo punto tac, vengono. E noi stiamo spingendo, cercando di trovare quella continuità e quell'efficacia che ci appartiene. E sicuramente il fatto di non riuscire a esprimersi come ci aspettavamo da questo punto di vista in attacco ci sta pesando, e credo che la chiave sia quella: non farcelo pesare così tanto e giocare più libere dal quarto di finale fuori. È strano vedere l'Italia in un paio di set in efficienza negativa, cioè con più errori che punti fatti. Sì, è un po' quello il coso perché poi devo dire che quando i nostri attaccanti fanno fatica, non è semplice nemmeno per il palleggiatore riuscire a trovare le soluzioni, perché poi quando non va, ci rincorriamo un po' troppo cercando qual è la palla giusta, e in questo poi ci perdiamo, perché dobbiamo avere la forza di restare un po' più stabili in quelle situazioni lì e non cambiare sempre, perché poi va in difficoltà sia il palleggiatore sia l'attaccante. Il quarto set, perché non hai fatto ripartire Alessia dopo la vittoria in terza? Perché vedevo che comunque la qualità che avevamo con Lia era secondo me superiore, e quindi ho fatto ripartire Lia. E su questa cosa qui credo che dovranno essere brave nell'alternanza per vedere chi fa girare di più la squadra, e credo che sarà un po' la chiave della nostra Olimpiade questa. Preoccupato? No, gasato, quarti di finale, porco Giuda.